L'Europa potrebbe avere una ripresa a V, stando alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, ripresa valutata più giusta e resiliente, sempre dal fondo. Questo scenario si verificherà solo di fronte ad una campagna vaccinale veloce. Se il ritmo accelerasse, la crescita potrebbe attestarsi intorno al 4,5% quest'anno. Se così non fosse, in che misura potrebbe ritardare la ripresa della crescita? Ci aspettiamo che il programma vaccinale venga rispettato. Abbiamo assistito a un inizio lento al principio di quest'anno in Europa, ma ora sta accelerando rapidamente e ci aspettiamo che gli obiettivi che sono stati fissati dai paesi dell'Unione Europea possano essere raggiunti. Quindi siamo più che sicuri delle nostre previsioni. Detto questo, l'enorme incertezza riguarda la terza ondata che ci colpisce proprio ora. Non sappiamo cosa accadrà con le varianti, quale successo avrà il vaccino. Ci sono ancora molte incognite. Le misure di tutela del lavoro hanno protetto 68.000 posti di lavoro allo stesso tempo. Tanti posti sono stati persi e tanti non saranno recuperati. Dobbiamo dare i sostegni per aiutare i lavoratori a cambiare lavoro e a settori in espansione. Ciò potrebbe richiedere sussidi alle assunzioni, dati dal governo, che richiederanno riqualificazione e investimenti privati. Gli investimenti privati sono diminuiti durante la crisi. Dobbiamo dare incentivi perché ce ne siano di nuovi. Thank you very much for having me.